Allora, siamo qui con un video dove parliamo e essenzialmente non diremo accendiamo nulla. La telecamera e siamo qui, guardiamo, sente, c'è sempre la sigla che ci accompagna, tranquilli, perché stiamo registrando il video nello stesso giorno del FAQ. Grazie. Al cazzo. Essenzialmente, cosa faremo? Urleremo perché la sega non ci permetterà di parlare. Cioè, il bello è che è stata ferma fino a tutti. Allora, palle. Abbiamo preso una pausa. Fra un video e un altro abbiamo preso una pausa. La sega non si è mai sentito, sbaglio. Adesso abbiamo ricominciato. La sega è qui con noi. Viva le seghe! Ah, poco più. Sentiamo. Io spero che voi non la sentiate. Comunque, in caso, niente. Sì, cazzo, non fa un cazzo. Allora, oggi siamo qui con un video tag. Nel senso che mi hanno taggato su Facebook e mi hanno detto fai un video, fai un video, perciò un video tag, capito? Ok, va, finito il video allora. Infatti adesso vi farò vedere il post dove mi hanno taggato e finisce qui perché il video è stato taggato. Comunque no, siamo qui per dire cosa? Per immaginarci, la nostra vita in altri panni, cioè altri tipo donne, tipo trans, quindi. Tipo se fossimo una donna, se fossimo un cavallo, se fossimo una 2000, un catamarano, porco di Johnson! Se fossimo, che dolore, oh, un religioso. Non se fossimo una sega, se fossi una sega tu cosa faresti? Dipende, circolare, farei basta. No, una sega quella lì a catena. Sì, vabbè, non ti sto chiedendo il verso, cioè non siamo nella vecchia fattoria. Nel senso, il movimento è questo, capito? Cioè fai così, cosa faresti? Cosa faresti nella vita? Taglierei. Segherei. Cioè, che devo fare nella vita? Fa una sega, seguo. Vabbè, nel senso, appunto. Uno però dice, mi piacerebbe segare più tipo, che ne so, i pini, queste cose qua, piuttosto che. Cioè, le preferenze, quindi. Sì, farei. E se fossi una sega non sciopererei. Ah, sciopererei. Andrei in giro su. Andrei in giro sulla lama, capito? Sono una sega e faccio le seghe. Capito? Questo video non ha completamente senso. Vabbè, comunque partiamo con la prima, che forse è quella più sensata, che è: se fossi una donna, se fossi nato donna, comunque se fossi una donna, mi toccherebbe a te. Sì, è vero. Qual è l'altra cosa? Dai, che ne so, cosa faresti di bello? Cos'è che le donne possono fare che noi non possiamo fare? Cazzo. No, comunque, a parte scherzi, cos'è che le donne possono fare che noi non possiamo fare? Per esempio pisciare da sedute. Non è vero, faccio anche io. Anch'io. No, che ne so, mi farei offrire. Che brutto, però è brutto quando col pisello tocchi l'acquetta, capito? No, più che, oppure il freddo. Quello è pure il problema quando ce l'hai lungo come me. Quando tocchi il freddo, è proprio che. Sì, infatti, raga, per quello vorrei essere donna, perché sennò, capito, c'ho questa cosa che mi pensa. Cioè, comunque, la tipo a dondolo. Cosa faresti se fossi donna? Vabbè, comunque, che ne so, tipo vai a ballare, ti offrono tutti i cocktail. Esatto. E già là è una svolta, nel senso, io farei il cagnone, proprio il puttanone da battaglia per farmi offrire i cocktail. Io invece cosa farei se fossi donna? Beh, intanto le donne possono fare una cosa importante che noi non possiamo fare: cucinare. Andare dal parrucchiere. Ah, è vero. No, però la può fare. Cioè, sarebbe figo però mettersi lì a sparlare, cocciò in mano e fa: oh, guarda ti capi, mamma mia, guarda Belen. Oh, Gabriele Carco si compra la villa. Lo sai che modo. Tutte le nostre iscritte si disiscriveranno dopo questo video. Oh, come hai visto? Hai visto? Fabrizio Frizzi si sposa con una del 2000. Mamma mia, è incredibile. Poi io inizio. Famoso. Oh, ma saremo che lo presenta quest'anno? Poi io. Voglio racconti. Comunque, probabilmente sparlerei anche delle mie migliori amiche. Esatto. Perché chi è che non lo fa tra donne? E basta, a me vengono in mente molte cose da fare. No, ma ce ne stanno una cifra. Ah, per esempio potessi andare a cavallo senza problemi. Mamma mia, che dolore. In bicicletta senza sellino. Vabbè, quello anche tu potresti annacciare. Sì. No, non mi piace. Secondo me sì. Che altro si può fare quando sei donna? Niente, è figo perché se c'hai un figlio sei sicuro che è tuo. Anche quello è vero. È giusto. Questa è una cosa positiva di essere donna. Oppure un'altra cosa positiva è che le donne capiscono meglio le emozioni degli uomini. O capiscono più gradazioni di colori. Guarda che cosa stiamo cercando. Cioè, stanno cercando proprio mentre gli uomini vedono bianco, rosso, giallo, verde, blu, le donne vedono gelsomino, pesca, rosa pesca, mandarino, capito? Giallo fasto, tutte queste sfumature che noi non vediamo noi uomini, è vero. Avrei apprezzato 50 sfumature di grigio probabilmente se fossi stata una donna. Esatto. Fa cagare quel film. E niente, adesso passiamo ad un'altra domanda che voglio farti io. Se fossi uno 2000, no, se fossi un animale, per esempio un uccello, no, se fossi, che ne so, un armadillo, se ti puzza il culo, dillo.
Se fossi un armadillo, cosa faresti? Quello che fanno armadilli, cazzo fa, vanno in giro tutto. No, aprono le ante. Che fanno gli armadilli? Madonna, oddio, no, vabbè, no, questo è proprio il top della vergogna. Vabbè, comunque cioè, intanto dovrebbe essere linciato. Io lo so che tipo qualcuno già sta scrivendo, ma il senso di questo video? Lo so, ogni tanto ci sta però un senso senza video, dai. Ci sta ogni tanto. Come quando dico compra Levissima! Non ci hanno pagato. Perché è buonissima! Vabbè. No, Levissima, mettevi di assumere perché ti ho pure inventato il nuovo lo slogan. Yes. No, comunque guarda. Qualcosa... devi stare pure attento perché quando cadi i polsi si slogan. Ma morto se lo ingoglio? Che cos'è? Polvere deodorante. Non credo che muori, però se ingogli la sborra, fai un favore. Allora, team odore. È un po' cancro, eh. Mannaggia, vabbè, facciamo un se fossi serio, se fossi una persona normale. C'era mio figlio che faceva elementare. Come si chiamava quel gioco che facevamo con le mazze a scuola? Che ti piaceva tanto? Scusa, allora, floorball. Come essere sputterare in 3 secondi? Era bello, ve lo giuro. È stato fantastico. Era bello, però. Allora. Era bello. Immagino, te le mazze, non voglio. No, vabbè, ragazzi, si chiamava floorball. Io stavo tipo nella squadra da scuola, di elementari. Mi sarebbe l'hockey sul parquet. Sì. Stavo una squadra da scuola e abbiamo giocato pure il torneo tra le scuole di Roma. È stato molto figo. Eri bravo? Stavo una squadra da scuola. Ah, beh, che cazzo vuol dire? Basta fare richiesta e ti ci mettono? No, no. Hanno fatto le selezioni. Ah, vabbè, ma diciamo che io negli sport. È una delle poche cose in cui vado bene sui sport. Cioè, qualsiasi sport faccio, riesco a farlo discretamente. Poi, ovviamente, ci sono sport in cui vado meglio, sport in cui proprio non so buono, per esempio basket. Ma è l'unico sport in cui fino adesso ho fatto schifo. Pure per di pallavolo, ma cavolo, ricordi a scuola pure. Cazzo, carriamo le partite. Beh, infatti. Comunque, devo fare la pipì. Se fossi nato in un'epoca diversa. Se fossi nato in un'epoca diversa? In quale epoca? No, del passato, qualsiasi epoca del passato. Io sarei nata nel 50, nel 47, durante la guerra mondiale. Perché, cioè, voglio vedere la guerra. Ah, porre, fosse vera. Voglio vedere proprio la guerra, com'è? Tu non ci saresti nato? No, nel 57 soprattutto. Allora, se fossi nato in un'altra epoca, quale epoca però? Una tua scelta del passato. Cioè, in quale epoca vorresti essere nato? E che persona vorresti... Sarei voluto nascere al tempo del... un anno fa. Perché? Mazza! No, sarei voluto nascere negli anni 70-80. Quando il progresso ha cominciato a prendere piede. Pure perché si lavorava più facilmente. Io devo pensare, no. Se volevi un lavoro lo trovavi, ecco. Invece adesso devi andare su YouTube. E poi quando dicono e poi quando dicono, ma trovate un lavoro, cazzo. Ci ho provato, ma YouTube è la mia ultima spiaggia. No, comunque non lo so, cioè io non sarei voluto nascere nella epoca passata. Sarei voluto nascere. Non puoi sapere cosa. In questa. Dire. Sarei voluto nascere nel futuro, ho detto. Io invece nel medioevo. Che l'epoca più triste della storia dell'umanità, Però. Ma perché? Perché volevo essere un cavaliere. Vabbè, comunque, spero che questo. Allora, ragazzi. Non ho detto un cazzo. No, le cazzate sono finite qui. Avete scoperto che a me piacciono le mazze. Che comunque il 2000 sono 2000. 2000 cazzo. E niente, questo video ci sta perché ogni tanto un video così alla cazzo ci sta. Perciò ragazzi, da Granas è tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciamo 5.000 like e ci vediamo al prossimo video tag dove non diremo assolutamente un cazzo e avrete preso 5 minuti della vostra vita. Che bello, eh. Mamma mia. Ciao. Fantastico mondo di YouTube.